Buongiorno, scusate, ogni tanto assumo la posizione da Lilli Gruber un po' così, ma sono al secondo video e avevo le gambe messe male, quindi ho una gamba addormentata. Cosa che capita sempre quando mi metto in questa posizione, in questa stanza, e quindi ogni tanto niente, la muovo, la rimuovo, eccetera. Dunque, oggi tocca all'aggiornamento su Ele. L'ultimo video che ho fatto a riguardo era l'aggiornamento dei suoi 12 mesi, e quindi oggi tocca ai 18. Ele ha 19, scusate, ma io mi fermo l'anno e mezzo, dopodiché non. Sì, a 19 mesi, ok? Quindi facciamo un aggiornamento degli ultimi 6-7 mesi. Allora, ci siamo lasciate con. Mi ricordo vagamente. Vabbè, andiamo un po' per argomenti. Camminare. Ele aveva già. Diciamo, l'ultimo aggiornamento avevate saputo che appunto lei aveva iniziato a camminare agli 11 mesi, a 12 mesi, proprio dal giorno del compleanno, si è lanciata in maniera sicura e felice, tutto a posto da quel punto di vista. È diciamo parecchio spericolata, purtroppo ha preso ad arrampicarsi ovunque. Io ringrazio a tal proposito di aver pensato in maniera già lungimirante quando c'era Tommaso, che devo dire non ha mai fatto cose del genere, cioè lui non si è mai messo ad arrampicarsi sulla sedia, cioè ha imparato come tutti i bambini, no? A salire sulla sedia, ha imparato a salire sul tavolo, ma non era una cosa per cui si avesse paura di lasciarlo in una stanza un attimo, ok? Lei invece è proprio spericolata. Quindi devi stare con 100 occhi, in più in questa casa abbiamo le finestre, dei finestroni bassi, con una piccola ringhierina, che però, una cosa che vi ho già detto diverse volte, è una piccola ringhiera che ha una sorta di piccola inferriata, che ha i ghirigori larghi, quindi cioè, è quasi come se non ci fosse, ed è pericolosissimo. Noi abbiamo messo anche una rete a protezione, in modo che, sai, si evitasse di lanciare roba giù, però insomma è ancora piccolina. Ovviamente non abbandono mia figlia da sola con la finestra aperta, ma è altrettanto ovvio che d'estate la casa fosse sempre tutta aperta, quindi è un attimo. Nessun genitore può stare con gli occhi puntati addosso a un figlio, a meno che sia un robot che non fa nient'altro durante il giorno, sta così. Non si può. Non si può. Quindi bisogna stare molto attenti. È una spericolata, si arrampica dappertutto, ha capito in fretta, molto, molto in fretta, come fare a raggiungere le parti più alte. No, dicevo, dicevo, sono contenta del fatto che ai tempi scelsi non di comprare a dispetto del. A discapito anzi dell'estetica, io abbia scelto di comprare come si chiama? Una madia, un mobile alto per la TV a discapito appunto dell'estetica, dove ovviamente sono più belli quelli bassi. Meno male perché altrimenti mi ritroverei anziché una 8 TV a pezzi e tutto il resto, la compagnia cantante, quindi sarà meno bello, ma sicuramente più sicuro. Poi abbiamo dovuto chiudere, abbiamo dovuto mettere le protezioni in salotto e in cucina e nel cassetti del fasciatoio, tutti i. Ma forse anche di questo ve ne avevo parlato. Abbiamo dovuto mettere le protezioni per chiuderli perché apre qualsiasi cosa. In cucina ci sono ancora, c'è ancora qualche cosa di aperto, ma le cose, diciamo, non so dove ci sono gli strumenti più pericolosi, dove ci sono pentole, cose varie ed eventuali, abbiamo dovuto mettere tutto in sicurezza perché non è una cosa allucinante. Se poco poco va in camera sua e apre l'armadio, ah, quanto le piace tirar giù i vestiti dalle grucce.
Che bello, si apre i cassetti e tira via calzini, tira via le cose. E c'è chi mi ha detto in passato: ma che male c'è? Ma no, non è nessun male, è solo che non si può passare la vita. Uno, lei deve capire che non è un gioco, che se vuol giocare prende il cesto dei giochi, tira giù e non c'è problema se disordina i giochi. Però l'armadio, i cassetti, no game, no? Proprio no. E quindi non c'è nulla di male, e soprattutto se lo fa, se tu, io penso questo, se io dovessi permetterle di farlo, non so, col cassetto dei calzini, ad esempio, lei capisce che qualsiasi cassetto sia buono, quindi magari va al cassetto delle posate e fa lo stesso, ma lì ci sono forchette, ci sono coltelli, ci sono le forbici, ci può essere qualsiasi cosa e diventa pericoloso, quindi è l'atto in sé che... E poi francamente sfido chiunque ad avere voglia di risistemare armadi, cioè è difficile tenerli vagamente ordinati, figuriamoci, vabbè. Quindi spericolata, camminare, è vero che poverella ha passato sicuramente degli ultimi 7 mesi, ha passato più tempo a casa che non fuori, ma lei è una avventuriera, quindi si vede proprio che ha fame di... scoprire, vedere, impazzisce quando vede un cane. Proprio stamattina, dopo che abbiamo lasciato Tommaso a scuola, in fondo alle scale c'era legato un cagnolino, perché appunto la babysitter di questa bambina porta la bimba, lascia il cane e poi porta il cane a passeggio. E lei è impazzita, impazzita di gioia. Ha proprio fame di mondo, ha anche fame di cibo, cambiando argomento. Per quanto riguarda il cibo, forse ci eravamo lasciati con, sì sicuramente, con il fatto che si stesse ormai impratichendo a mangiare da sola. È una bambina che ha sempre voluto dimostrare la sua indipendenza nel fare le cose. Quando ha voglia, quando non lo vuole fare, raramente capita, magari è stanca, te lo chiede di aiutarla, ti passa proprio la posata della serie aiutami tu, è raro ma succede. Per il resto lei preferisce mangiare da sola, ovviamente dopo ogni pasto, soprattutto quando siamo in, perché in cucina mi pesa meno. Quando siamo la sera, noi ceniamo nel weekend, ovviamente quando siamo tutti insieme, ma la sera ceniamo in soggiorno. E quindi ogni volta devo sempre andare a prendere la scopa. Per fortuna i bavaglini con le tasche un pochino aiutano, ma ovviamente ancora si tira addosso le cose. Anche perché lei è vorace. Lei è vorace, mette in bocca qualsiasi cosa e poi è bravissima a masticare, devo dire la verità. Però è molto vorace e soprattutto sin da piccola lei si rifiuta di sputare qualsiasi cosa, si rifiuta completamente di sputare, tant'è che adesso che sta andando al nido le maestre mi fanno tanti complimenti su come lei è bravissima a mangiare, così brava. Non lo so, probabilmente bambini che hanno quasi la sua età, ci sono dei bimbi che hanno qualche mese in meno. Di uno non lo so, non so se uno abbia più o meno la sua età, però è maschio. E non so, probabilmente hanno più difficoltà. E io gli ho fatto notare, quando abbiamo fatto l'inserimento e io ero dentro in aula, gli ho detto subito che, perché entravamo alle 9:30 ed era il momento della frutta, e io ho fatto subito notare che, guardate, non vi spaventate, ma lei è molto vorace, quindi fate attenzione perché non si mette un pezzettino in bocca per volta, ma ci va giù di 2 o 3. E la banana è grossa, la mela è dura, quindi bisogna fare attenzione. Quindi sul cibo, guardate, l'unico problema che ho ultimamente col passaggio all'autunno è la colazione. Voglio cambiare la colazione perché ormai lei non vuole più,
da qualche mese non vuole più lo yogurt la mattina, lei si beve tantissima acqua, non beve latte, non vuole il latte. Ho provato anche l'altro giorno con la tazza, ho aggiunto addirittura un po' di Nesquik, l'ho fatto come il fratello, gli ho dato la cannuccia, gli ho dato il cucchiaino, niente, ragazzi, lei il latte e no. E no, lo è sempre stato, non c'è niente da fare. Che cosa le do a questa bambina? Non può mangiare il cornetto sempre, il cornetto si può mangiare insieme, la merendina si può mangiare insieme il fine settimana, ma io non voglio che si cada in questa abitudine, diventi l'unica cosa possibile. Tommaso beve ancora il latte, beve il latte, se no beve un bicchiere di succo d'arancia, lei no. Lei no, e boh, lo yogurt ora riesco a dargli la merenda. A merenda lo prende. La mattina io sfido chiunque a svegliarsi col freddo, c'è chi lo mangia sempre. Da me non lo vede, non lo vedrà mai, proprio mi fa freddo solo a pensarci. E non lo so, quindi per una volta sono io che mi rivolgo, che spesso ricevo commenti, ricevo messaggi di mi dai consigli? Io sono quella che ha bisogno di consigli adesso. Che le do da mangiare a questa? Non ne ho la minima idea. Non mi dite di fare le torte tu, perché potrei impegnarmi a farne una alle fine settimana, ma guardate, non sono esattamente pasticcera, diciamo. Potrebbe essere una soluzione. Andiamo avanti. Mangiare, quindi masticare, lei mastica come se fosse un cane feroce, ma i denti sono sempre 8, quindi ha tutti e 8 gli incisivi, 4 su e 4 giù, basta. Non mi permette minimamente di guardare dentro a quella bocca, quindi io non ho idea. Stamattina, per esempio, non so se stesse urlando o ridendo mentre le mettevo la cintura in macchina e mi è sembrato di intravedere nella zona di un premolare una puntina o qualcosa che non fosse solo gengiva. Apriti cielo, non lo vedrai mai. No, è impossibile, impossibile, diventa una iena, non si può fare. Non era neanche il momento giusto. Quindi non ho idea di quello che stia succedendo là dentro. Tendenzialmente vi dico, sì, dovrebbe averne ancora 8. Molto spesso mi viene detto, ma mio figlio ha, che ne so, ha solo 2 denti, anche se ha 1 anno, io do ancora le pappette. E continua a ribadire il fatto che i denti dalla masticazione siano quantomeno i premolari, per i molari c'è tempo, e non ne hanno bisogno, non hanno bisogno dei denti per masticare il cibo solido. Gli incisivi non servono per masticare, servono per mordere, tagliare, spezzare, ma i denti che servono poi per masticare sono effettivamente altri, quindi non è necessario. Quindi c'è sempre la lancia spe da spezzare in favore del date fiducia a questi piccoli nani. Poi, peso e altezza. Allora, noi l'abbiamo misurata sempre col metro che abbiamo in camera e che usiamo dove facciamo le tacchette ai bambini, mi pare fosse 78, da poco, forse un paio di settimane. Per quanto riguarda il peso, è salita sulla bilancia l'altro giorno ed era 11,8. Sì, 11,8 kg. Sta bene, tutto a posto, non credo sia ovviamente io non vado dalla pediatra da non so se fosse dicembre o gennaio, non ho intenzione di andare a fare nessun tipo di a parte che non credo ne fa, non lo so se faccia accrescimenti, ma non me ne frega niente perché la bambina si vede che sta bene e non è mia intenzione mettere il naso dalla pediatra se non quando strettamente necessario. Non me ne sono veramente minimamente interessata. Scusate, che altro? Pannolini. Allora, devo dire che credo, dato gli incidenti che capitano
troppo spesso ultimamente, credo che ci stiamo avvicinando al cambio taglia. Per quanto i pannolini, lei veste la 5, per quanto i pannolini 5 siano fino a 15 kg, mi pare, non so se siano, no, sono dagli 11 in poi, giusto? Però ovviamente dipende dalla conformazione di ogni bambino. Per esempio, i pannolini dell'S lunga, ahimè, io ho il vizio di fare scorte, e quindi finché ce li ho, ovviamente li... Ora sto finendo un pacco aperto, dovrei averne ancora uno chiuso. Alla brutta stavo pensando di dare quelli, perché quelli dell'S lunga sono proprio piccoli, di quelli di quella marca sicuramente bisogna passare alla 6. Ho provato all'asilo a quelli della Lidl, quindi quando la cambiano e torna con quel pannolino, a me sembra che vada ancora bene. Ho provato però, scusate, ho provato però avevo ancora ho ancora qualche pannolino di Tommaso che avevo conservato e ho provato l'altro giorno un pannolino numero 6 della Lidl che le è andato benissimo. Il problema è che ho un pacco gigante di Huggies mutandina numero 5. Quelli io continuo, cioè ripeto, io continuo a utilizzarli. Ecco, magari quelli dell'S lunga potrei donarli all'asilo. Tanto voglio dire, li useranno. Sono chiusi. Ci posso provare a chiedere. Che altro del nido? Lo sapete, stava appunto andando al nido. Sta facendo ancora l'inserimento. Parole. Allora, è cambiato parecchio perché negli ultimi mesi ha iniziato a dire molte più cose. Lei fondamentalmente a casa non sta mai zitta. Sarà che anche l'esempio di quell'altro merlo parlante del fratello, quindi parla tanto, parlotta tanto. Nell'ultima settimana in particolare, e devo dire che secondo me è un po' merito del nido e un po' merito molto merito del fratello, perché lei lo adora, lo imita in tutto. Lei è una peperina che, ve l'ho detto, ve la raccomando, fa tutto quello che fa Tommaso. Ovviamente, tendenzialmente, le cose peggiori. Perché lui non ha limite, non ha concetto di limite o di pericolo, forse questo non è appropriato. No. Quindi ovviamente si mettono a fare insieme. Sono molto divertenti, ma ovviamente i capelli bianchi aumentano a vedere ciò che fanno. Quindi... Devo dire che lei gli dà retta ultimamente molto di più, soprattutto per quanto riguarda il linguaggio. Quindi, quando la formula è questa, e lei lo sai dire questo, e lei ripete. E ultimamente sta iniziando anche ad unire le due sillabe. Questa cosa l'ho già detta in un video, vero? L'ho già detto in uno degli scorsi video, però vabbè, tant'è, fa parte di questo aggiornamento. E quindi parlotta molto di più. Le piace tanto fare l'elenco dei bambini della scuola, quindi quando andiamo a scuola soprattutto, ma anche durante la giornata. Adesso ho imparato tra l'altro a dire Davide, che è un suo compagnetto, quindi ogni tanto Davide, Davide. E questo significa che bisogna iniziare tutto perché Davide è il primo della lista, perché ho creato una lista mentalmente, ho imparato i nomi, quindi ho creato una lista a caso. Il primo giorno è questa lista va seguita pedissequamente tutti i giorni. Aggiornata, ogni tanto è arrivato un altro bambino, quindi dopo di lei è arrivato un altro bambino nella lista, le maestre. E a scuola sta zitta. L'altro giorno ha chiesto: "Ma parla?" No, ho detto: "Ah, perché a casa non sta mai zitta?" "Ah, sì?" Ho detto: "Sì, ora si dovrà sciogliere, poi peggio per voi. Mi dispiace per voi." Quindi sì, il linguaggio sicuramente Tommaso era molto più avanti in questo. Ma c'è da dire anche che il tempo dedicato, a parte che ognuno ha i suoi tempi, come dico sempre, ma il tempo anche mio dedicato alla lettura, al parlare, eccetera, è molto difficile. Cioè, non è neanche paragonabile il primo figlio col secondo, proprio no. E quindi, insomma, anche in questo tutto a posto, ci sono questi progressi, è molto divertente, ha le sue cose preferite da dire, ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, quindi è un'età meravigliosa per questo.
Cosa mi sto dimenticando? Quindi abbiamo parlato di cibo, di denti, di pannolino, di crescita, di linguaggio, di altra grande novità, e penso sia l'ultima, che richiederà probabilmente un video a parte, è questa. Ah, per quanto riguarda la nanna, che poi si lega a questa cosa che vi sto dicendo, c'era diciamo, la fase dell'anno era una fase in cui ancora non si capiva bene, poi un anno è la quarantena e il lockdown, c'era, vi ricordate, un po' di non si capisce niente. Adesso è questo, a prescindere dal nido, a prescindere dall'orario di sveglia, non si fa più la nanna la mattina, quindi c'è la nanna dopo pranzo, quando siamo a casa si pranza, ovviamente. Se quando siamo tutti insieme il fine settimana si slitta un po', per quanto noi mangiamo presto pranzo e cena, però comunque soprattutto nel fine settimana tra le cose da fare in casa è sempre tutto molto caotico. Il fine settimana anziché tranquillizzarci noi facciamo molto più della settimana, proprio perché c'è da recuperare quello che non si riesce a fare. Adesso che ho un po' più di tempo da sola, magari riesco a dedicarmi, per esempio, alla casa in settimana, anziché nel fine settimana, e così il fine settimana possiamo respirare un pochino di più tutti insieme, perché che il sabato e la domenica siano più stressanti della settimana è praticamente una cosa inaccettabile. No, è veramente pesante. Cioè, si arriva lunedì che dici, oddio, meno male che è lunedì, ma credo capiti anche nelle migliori famiglie. E quindi niente più nanna di mattina, nanna dopo pranzo, meglio prima che dopo, perché lei si stanca, cioè lei si vede tra mezzogiorno e mezza e l'una, lei è stanca. E anche al nido mangiano presto, mangiano alle 11:30. Quindi quando andavo a prenderla a mezzogiorno, mezzogiorno e mezza, poi si tornava a casa e si andava, ci si lavava, ci si cambiava. E poi si andava a nanna, entro l'una si era a nanna, per cui il nido la stanca tanto e se le fa 2 ore di nanna proprio serenamente, purché ci sia qualcuno accanto a lei. Vabbè, non mi dispiace. E questo mi porta all'ultimo 22 minuti. Vabbè. E questo mi porta all'ultimo concetto, l'ultima news, non poco importante. Per cui a fine agosto, noi questi cambiamenti li facciamo sempre a fine agosto, perché anche con Tommaso li abbiamo fatti bene o male sempre fine agosto, e l'anno scorso giusto a settembre, perché insomma ci siamo trasferiti qui, era più o meno metà settembre. Eleonora dorme, non dorme più in camera nostra, abbiamo scelto di trasferirla nella camera di Tommaso, quindi in cameretta, nella loro cameretta. Per chi non lo sapesse, Tommaso ha un lettino, poi farò un video dedicato, vi farò vedere tutto. Comunque Tommaso ha un letto, il lettino a soppalco di IKEA, quindi lui sta su e giù. Ho scelto di mettere il materasso senza niente, quindi oggi si chiamano lettini montessoriani, ieri erano una specie di campeggio. Quindi l'ho fatto poco prima del compimento del 18° mese, vi farò vedere poi come, eccetera, eccetera. Dopo le prime 2 o 3 settimane di assestamento, ho tolto anche definitivamente, e abbiamo smontato e messo via il lettino con le sbarre, quindi ci siamo riguadagnati quello spazio in camera, e devo dire che anche psicologicamente è molto importante. Quindi i fratellini dormono nella stessa stanza. Mi sto dimenticando qualcosa? Probabilmente no. Probabilmente no. Non lo so. Non ho idea. Vabbè, nel caso, figuriamoci, ci saranno altri video. Se avete domande, se mi sono dimenticata qualcosa in particolare, se avete domande, se mi volete raccontare dei vostri nani, fatemelo sapere. E basta, alla prossima. Ciao!